Buona domenica a tutte e a tutti. Qui da stanotte è arrivato il caldo umido, appiccicoso. Mamma mia, che nottata stanotte, ragazze, non potete immaginare. Anzi, no, lo immaginate perché anche voi lo state passando. Forse perché noi abbiamo avuto questi 5-6 giorni di tranquillità, diciamo così, come sto bianca. Noi dovevamo andare al mare oggi. Adesso vi dico, mi bevo un bicchierone d'acqua fresca. Sono fuori da questo lato, perché di là non si può andare, perché il sole è criminale. Sono qua, Felicità! Felicità! Mia figlia mi cerca. Ma perché? Ci sono quattro persone in casa, quattro componenti della famiglia. Perché solo me? Mio marito è andato un attimo al garage, doveva incollare una porta a un cliente. Tra un po' torna e usciamo. E noi volevamo andare al mare. Giusto? Papà uragino. Noi dovevamo andare al mare, sul Gargano no, perché mio marito è rientrato alle 5, anche perché io non ho dormito. Erano le 5, ero ancora sveglia. Infatti è arrivato lui, dice: ma Motti si è svegliato? Oh, ho detto no, non ho dormito proprio, perché poi la bambina per il caldo si girava e si rigirava e avevo paura che cadeva dal letto. Mamma mia. Una cosa proprio stanotte bruttissima. No, mamma, dopo andiamo in piscina. Dopo dobbiamo uscire. E quindi sul Gargano no, perché era tardi. Papà viene e ci vuole trovare pronte. Dobbiamo uscire. Aspetta, aspetta. Sistemo un attimo la piscina. Lei si mette anche con la piscina vuota. Quindi al Gargano no, avevamo deciso di andare qui a Barletta, a Ponente, che l'acqua è molto più pulita. Oddio, anche Levante, vedo le foto di... Madonna, che capelli, adesso mi devo lavare i capelli e non me li asciugherò. È inutile che vi dico che mi farò la piega, perché non ci riuscirò mai, mai. Quindi li laverò giusto perché sennò sporchi. Vabbè, noi andiamo a Ponente, in fondo dove c'è più tranquillità, più tranquillità. Hanno sbarrato tutto a Ponente perché oggi è 26, il 30 arriva Jovanotti col Jova Beach Bar Party. La seconda volta che viene, 2 anni fa, è quest'anno e farà due date quest'anno, 30 e 31. Quindi è tutto sbarrato perché stanno allestendo il mega palco, tutte queste cose qua, ed è tutto chiuso. Quindi andare a Ponente al mare, bisognerebbe andare alla Fiumara, che è fuori Barletta, è sempre una spiaggia di Barletta privata dove ci sono le ville e le cose, però si può entrare tranquillamente anche chi non è, cioè i residenti possono entrare. Tutti abbiamo degli amici che abitano alla Fiumara, quindi basta dire sono l'amico di e si può entrare, cioè tutti i barlettani. Ma alla spiaggia, alla Fumara non si può andare perché essendo una piccola spiaggia privata con le ville sono occupate dagli abitanti, quindi sarebbe lo stesso piena come spiaggia. Bisognerebbe andare alla Fumara per poi scendere giù a Ponente per poi trovare il parcheggio. È difficile anche trovare il parcheggio, quindi abbiamo deciso di no. Voi magari mi potete dire, ma scusa, non puoi andare a Levante? Levante non ha la spiaggia più ristretta, la litoranea è più ristretta rispetto a Ponente, quindi adesso sarà già strapiena. Io ho visto il video di un mio amico su Facebook che sta a Levante, che ha la cabina a Levante, alle 8:30 ha filmato, era strapieno, anche perché poi vengono le persone da Andria,
Le persone da Cerignola, le persone che non hanno il mare loro, felicità. E quindi è strapiena, piena, piena, piena. Ciao, Bianca. Biancolatte. Neanche, magari fosse biancolatte di mandorla, era un po' più scuro. Proprio il latte di mucca. Vabbè, adesso mi sbrigo, devo solo lavare quelle due tazze, svuotare la lavastoviglie, tirare la scopina e basta, perché ho fatto già tutti i letti. Poi mi lavo e usciamo. Buongiorno a tutte, oggi è il giorno dopo. Ieri poi domenica non girai più nulla perché stordisce tantissimo questo caldo, anche adesso. Allora, ieri mattina noi andammo al cimitero. Vi dico una cosa, andammo al cimitero, il sole è così bollente, ma così bollente, assorbimmo tutto quel calore che nell'andare al centro commerciale, che dovevo andare a Epicasa a prendere una cosina, che dopo vi faccio vedere, nell'entrare nel centro commerciale l'aria condizionata, con tutto il calore che assorbì la pelle, non faceva nulla, anzi sembrava ancora più calda. Proprio da stordire, e oggi è anche uguale. Siamo uscite, siamo andate a fare un po' di spesa lì dalle giù al supermercato. E sono andata anche ai cinesi a prendere una cosina da mettere nel bagnetto per mia mamma. È irrespirabile l'aria, è irrespirabile. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, Epicasa, ieri presi questi, così non faccio avanti e dietro nel portare i piatti. Ho il carrellino, sinceramente, però. Insomma, ho preso questo che possono essere sempre utili anche ai ragazzi per quando vanno al mare. Ho preso questo set che andrò a prenderne un altro, 10 euro, 9,90 euro. Scusate, io l'aria condizionata mi sono raffreddata. Allora, questo set da picnic da tenere qui. Infatti, dopo apparecchierò con questi qua. Guardate che carino, sono set da 6. 6 cucchiai, 6 coltelli, 6 forchette, 6 piatti belli rigidi, quadrati. Molto bello, andrò a prenderne un altro perché se vedevo che ieri
I piatti erano così rigidi, l'avrei preso ieri stesso. Per 9,90 € è molto comodo. E lo tengo qua fuori così dopo già parecchio. Poi adesso vi faccio vedere cosa ho preso al Lidl. Ragazze, mamma mia. Io so che in tutta Italia è così, ma ripeto, noi avendo avuto quei 4-5 giorni, 6 giorni, ora non ricordo bene, di fresco, riavere questa mazzata è stata tremenda. Allora, a Lidl ho preso un croissant alla ciliegia per mamma, questo 2, 4, 6, 8 pezzi di cereali misti per la bambina, li ho voluti prendere. Il caldo, gocce d'arca, una bevanda alla mandorla senza zucchero, buonissimo, un sapone mani che voglio metterlo qua, qua, per quando pulisco il pesce, eccetera, eccetera. Questi borlotti che mi voglio fare una bella insalata, un succo d'erbi all'ace, una di ovatta. È un mix grattugiato e ho preso anche due di questi gelati, ma saranno piccolissimi perché ho visto la confezione. Questi qua. Uno così e uno al latte. La stracciatella. Ok, mamma mia. Io poi. Ah, poi siamo andate al comune, vabbè, non proprio il comune, insomma, a prendere le buste per la plastica, il cartone, l'umido, che a noi ci riforniscono, penso anche da voi, in tutte le città. Comunque questo fa parte della Barsa, che è il sistema di pulizia della città, quindi. Ogni anno danno queste buste per la raccolta differenziata. Poi sono andata al supermercato, giù e ho preso l'Orfea morbidente, provatelo perché è buonissimo. Era in offerta 89 e ne ho presi tre. Buono, buono, veramente buono. Un pacco di spaghetti, 3 litri di latte, una fetta d'anguria. Ah, c'è i congelati qua. Una fetta d'anguria. Con i croccanti Aida molto buoni, questi per mamma, anguria, oh, mamma mia, sono arrivate anche le pastiglie per mamma dalla farmacia, l'altro latte, 10 Mentos, una busta di panini. Ah, ma io avevo preso la carne al Lidl, ah, ho messo nel frigorifero, una di taralli. Una Coca Zero e l'altro latte. Al Lidl ho preso anche questi, è vero, mamma mia, che stupida. Allora, ho preso questo Simil Kinder Pinguì. Questo Emmental francese che è buonissimo. Una mortadella di pollo, diretta dal frigorifero, vai. Una pancetta, una coppa piacentina per mamma, che a lei piace tanto. Due di queste lonze, fettine sottilissime di lonza di suino, 1,89 € l'una, ne ho prese due confezioni, e una pancetta coppata che era in offerta, adesso non ricordo quanto. Niente, questa è tutta la spesa. Oddio, mi serviva qualcosina ancora, però non fa nulla, va bene così. Niente, ci aggiorniamo dopo. Sono andata a spellare una melanzana, adesso farò anche queste due piccoline, l'ho tagliuzzata, adesso vado a mettere un po' di olio, di sale e di origano e la vado a cuocere nella friggitrice ad aria. Così io mangerò queste con un po' di tonno, adesso vediamo un po' fiocchi di latte, i fiocchi di latte da mangiare. Adesso vado a mettere l'olio, sale e origano. Ho messo anche un po' di aceto, che a me piace molto con l'aceto, e l'aglio. Adesso lo vado a mettere nella friggitrice ad aria. Sì, è in ferie. Facciamo 15 minuti a 200 gradi. Anche i rustici fatti.
frittati ho messo maionese, ketchup, wurstel e mozzarella. Qui ho messo un po' di maionese, un po' di ketchup, pancetta a cubetti, questa qua che è molto buona, la prendo MD, non costa neanche tanto, e galbanone. Adesso vado a infornare, la carne l'ho già infornata, quella anche se si cuoce per stasera non mi interessa. E voilà, così accendo il forno e faccio anche la cena, se non anche il pranzo per domani, perché mangiare tutta quella roba, insomma. Le melanzane sono pronte, a me piacciono così belle cotte, 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 anche perché sotto guardate non sono cotte. E adesso vado a stendere i panni e pulisco qui la cucina. Allora, doccia fatta. Adesso vado a mangiare la melanzana, buonissima. Sembra di mangiare un pezzo di carne, veramente buona. Con un pezzo di una fetta di pane integrale, quello che ho fatto io, i cereali, e ci spalmo sopra un formaggio fresco light. Dopo vesto, lavo la bambina, io sto tutta raffreddata. Mia mamma oggi non vuole niente, vuole giusto una camomilla con un po' di biscotti. E mio marito, ah, io non vi ho registrato prima, convinta di aver registrato, invece no. Oggi ho fatto il tegame con la pancetta di carne di maiale e le patate al forno. Io, convinta di aver registrato, invece non ho registrato nulla. Questi sono i rustici che avete visto, cose per stasera ai ragazzi, con quello che è avanzato oggi. Allora, la pancetta, che era la pancetta tagliata spessa così, ho messo sotto un po' di olio. Infatti l'avevo tutta spiegata, convinta di aver fatto il video, invece niente. Ho messo un po' di olio nel tegame, poi ho messo la pancetta, un pizzico di sale, ma proprio un pizzico sulla carne. Poi ho messo aglio e prezzemolo. Poi ho aggiunto le fettine delle patate e sulle patate ho messo aglio, prezzemolo, un po' di olio e il pecorino romano. Poi ho fatto un altro strato di pancetta, sempre condita come la prima, e l'ultimo strato di patate, sempre condito con romano, prezzemolo, aglio e un po' di olio. L'ho coperta con l'acqua, la carne e le patate, l'ho messa nel forno. L'avevo fatta vedere nel mio mondo, ma non avevo registrato nulla. Vabbè, io adesso vado a cenare, tanto mio marito viene tardi, mia madre non mangia, la bambina sta mangiando con me. I ragazzi mangeranno dopo al rientro. Ci aggiorniamo dopo. Ciao! Allora, ragazze, noi abbiamo cenato, mio marito non è ancora arrivato. Vabbè, dopo cena lui. Perché quando non va a lavorare nel Lido, poi ovviamente fa tardi al garage per finire i lavori che deve fare, quindi non è che viene prima a casa, no. Qui fa ancora caldo e io chiudo questo video anche perché la continua di ieri fa troppo caldo. La doccia è da fare ogni 5 minuti. Io chiudo qui il video, ci aggiorniamo domani con un altro video. Vi auguro una buonanotte. Io mi sono tagliati i capelli per portarli lo stesso legati perché non riesco, è più forte di me, io non riesco a portarli sciolti. Prima li portavo sciolti, l'estate. Come cambiano le cose, veramente. Vabbè. Vi auguro una buonanotte, una buona serata, un buon lunedì sera, una buonanotte e ci vediamo domani per un altro video. Se vi è piaciuto questo, cliccate mi piace, iscrivetevi, visualizzate e commentatemi, come sempre, perché io poi la sera vado sul telefono e prendo la sera che ho più tempo, poi rispondo a tutti i messaggi e mi vedo ovviamente i video degli altri e metto sempre mi piace a tutti i video che vedo perché è bello anche così, è giusto anche così. Essendo amici bisogna supportarci. È arrivata mia figlia che oggi è Monella. Vabbè, ma Savino, se ti ha detto che sei cattiva è perché hai fatto la cattiva. Le donne, le femmine, quelle sono le femmine. Niente, cliccate mi piace, un bel pollicione in su, ovviamente se vi sono piaciuti i video e noi ci vediamo domani. Buonanotte, ciao!